un altro venerdì di scioperi dei lavoratori. A scendere in piazza in questo 8 marzo sono i dipendenti del gruppo Enel, un'avvertenza che riguarda quasi 1000 lavoratori marchigiani, presidi in piazza del Popolo a Pesaro, così come nelle altre principali piazze marchigiane, per i motivi che ci vengono esposti dalle sigle sindacali. C'è una riduzione dell'organico di circa il 40%, più che altro su questa regione. Oltretutto c'è anche una riduzione di un altro 30% dei lavoratori reperibili. Questo comporta che ad ogni intervento i lavoratori sono costretti a fare anche centinaia di chilometri per cercare di riuscire a risolvere il problema. Abbiamo visto che c'è delle modifiche all'orario di lavoro, tutte le aziende stanno cercando di ridurre sia l'orario di lavoro che per quanto riguarda la settimana corta. Enel sta andando precisamente nell'opposto, nella situazione opposta. Oltretutto siamo anche preoccupati per quanto riguarda il ricorso agli appalti al massimo ribasso. Questo comporta per le aziende appaltatrici magari proprio ad andare a tagliare sulla sicurezza sul lavoro e sui lavoratori, e questo per noi è assolutamente inaccettabile. Sigle sindacali che in questa mattinata sono state ricevute anche dal prefetto Emanuela Saveria Greco. Abbiamo raccontato tutte le motivazioni della nostra manifestazione, le abbiamo raccontato com'è messo il sistema elettrico in questo momento e abbiamo visto Sua Eccellenza molto preoccupata, non era a conoscenza di tutte le questioni che le abbiamo raccontato, ma alla fine i cittadini finali si potrebbero aspettare, se questa avvertenza non si chiude in una maniera positiva, anche di rimanere qualche minuto in più al buio, perché molti indicatori insomma non sono così rosei. Se non si torna ad investire un pochino di più sulle reti, non si torna a presidiale, non si torna a fare gli investimenti giusti anche per questa regione, che nel panorama italiano è una regione che è rimasta veramente in fondo per quanto riguarda gli investimenti sulla rete elettrica. Per non parlare poi del green, noi nelle nostre, abbiamo dei fiumi nel nostro entroterra dai quali si potrebbe fare produzione idroelettrica. Enel, sempre per ridurre gli investimenti, mette al minimo gli impianti, li lascia fermi, e legato anche al tema di concessioni che stanno terminando, e quindi nessuna azienda vuole investire soldi nel momento in cui non sa che ritorno avranno. Enel taglia il futuro ai dipendenti a spese dei clienti, uno striscione affisso in Piazza del Popolo sottintende conseguenze che vanno oltre i dipendenti del gruppo Enel. Parte da, diciamo, da un discorso interno, ma si riflette molto sulla vita dei cittadini e della qualità del servizio erogato da Enel, perché siamo di fronte a delle sfide importantissime come quelle della transizione energetica, e la qualità delle reti, la qualità degli investimenti, il numero degli investimenti sarà fondamentale per garantire il successo della transizione energetica con quello che si prevede dalla decarbonizzazione dei consumi, con l'uscita dai fossili. E quindi Enel ha un ruolo fondamentale che in questo momento non sta svolgendo, perché sta finanziarizzando tutte le sue attività, le sta esternalizzando, e questo creerà sicuramente effetti sulla sicurezza energetica del Paese